Una sobria cerimonia ha sancito la riapertura del sito archeologico Grisola Boccetta in via del Torrione a Reggio Calabria, nel cuore del centro storico cittadino, alla presenza del sindaco facente funzioni della città metropolitana Carmelo Versace e del sindaco facente funzioni di Reggio Paolo Brunetti. Ancora erano presenti il consigliere metropolitano delegato alla cultura Filippo Quartuccio. La città di Reggio è grande per tanti motivi e questo momento arricchisce ancora di più quello che è il nostro patrimonio archeologico. Siamo qui oggi dopo un lungo percorso, città metropolitana insieme a tutto il settore che ha lavorato, al consigliere delegato Filippo Quartuccio, a cui va il nostro vivo apprezzamento, riconsegna, diciamo, alla comunità tutta, al nostro territorio metropolitano tutto, uno spazio che ci riprendiamo con tanto orgoglio. Nell'anno dei bronzi di Riace cade anche a pennello, perché questo è un ulteriore spazio che mettiamo appunto a disposizione nella più ampia offerta turistica archeologica che ovviamente come città metropolitana offriremo a tutti coloro che ne avranno voglia di venire a visitarlo. Una promessa mantenuta, abbiamo restituito come città metropolitana alla comunità tutta uno spazio nel cuore della città di Reggio Calabria, l'area Grisola Boccetta, che per decenni è stata destinata all'incuria e all'abbandono. Soltanto pochi anni fa abbiamo avviato questo processo di restyling di quest'area, affidando i lavori per una scelta che abbiamo assunto, una scelta politica assunta assieme al sindaco Falcomatà, all'amministrazione precedente, che è proseguita con questo nuovo corso dell'amministrazione. Perché concepire i beni culturali come, come dire, spazi di aggregazione, ma spazi anche in cui si accoglie il turista, spazi di spiegazione di quello che è stato per tantissimi decenni qui, ma di quello che ancora c'è, quindi della storia, della memoria che noi dobbiamo conservare del nostro territorio. Ed è questo il nostro obiettivo. Infatti abbiamo fatto un bando anche per la gestione e la valorizzazione dell'area, il settore ha istruito tutto il procedimento e a breve ci sarà anche la sottoscrizione della convenzione con un'associazione per come dire, la gestione dell'area. È chiaro che all'interno di questo spazio noi ci auspichiamo, e per questo vigileremo, ma saremo anche promotori, auspichiamo che verranno realizzate delle attività culturali, perché c'è scritto anche questo in convenzione, perché questo spazio deve vivere grazie alla collaborazione di tutti, grazie alla collaborazione delle associazioni, dei cittadini e delle cittadine, di chi fa teatro, di chi fa musica, di chi fa danza, perché questo è uno spazio di tutti e per tutti, non è uno spazio della città metropolitana, ma è uno spazio che la città metropolitana mette a disposizione in quanto proprietaria dello spazio per tutti e affinché veramente si abbia una pulsione culturale di notevole spessore. Erano presenti alla sobria cerimonia della riapertura del sito archeologico anche il rettore dell'Università Mediterranea Santo Marcello Zimbone e in rappresentanza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la funzionaria Elena Nicolò.